Ciao ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick. Oggi mi trovo in una location un po' particolare, nuovamente nei boschi, ovviamente non è che posso rinunciare ai boschi, però come vedrete da un attimo io questo sentiero lo chiamo il sentiero degli alberi morti e vi accorgerete il perché molto ma molto a breve. Detto ciò, mentre io vi lascio appunto guardare che evito gli alberi per non spiattellarmi, come vedete ce n'è uno dietro di me, un altro appena sorpassato, grandissimo, quindi proprio qua si gira attorno agli alberi morti che cadono da tutte le parti. Sarà il vento, che c'è un vento della Madonna qua, e poi sarà l'acqua, magari quando piove, noto quando torno che ci sono un po' di alberi sfracellati per terra in allegria. Ne troveremo altri, non vi preoccupate. Siamo qua per parlare di come trovare le gemme del gaming. Impresa non facile, ma non impossibile. Avevamo fatto un video tempo fa, non so se ve lo ricordate, non so se l'avete visto, quello di come trovare le gemme. Quindi progetti a bassa capitalizzazione, da pochi migliaia di dollari che poi potrebbero esplodere e farvi diventare ricchi. Tutti vorrebbero diventare ricchi naturalmente nel mondo cripto e anche in modo veloce, immagino. E in quel video già vi consigliavo appunto di scegliere i progetti a bassa capitalizzazione e in questo caso ci riferiamo al gaming. I fattori fondamentali da tenere conto sono l'hype sul progetto, chi c'è dietro il progetto, come detto più volte, insistiamo su questo punto perché è molto importante. Ad esempio dietro Axie Infinity c'è Animoca Brands, dietro a Dipet ad esempio c'è Animoca Brands. Naturalmente altro fattore da tenere conto sono i token in circolazione. Altra cosa che mi viene in mente è se i giochi sono solo su computer o anche per cellulare. Come sapete ormai quelli su cellulari vanno per la maggiore, naturalmente se avete una console. I progetti più interessanti che potrebbero attrarvi sono quelli nei quali collegate il vostro account alla vostra console e potrete partecipare ai tornei. Naturalmente sta cosa è un vantaggio perché voi che giocate saprete meglio di me che è pieno di gente molto forte a giocare a certi giochi, ma pochi sanno questa cosa, quindi potreste essere avvantaggiati e magari riuscite pure a classificarvi in allegria senza troppi problemi e vincere qualche soldo. Qua si parla di boom perché sapete che è scoppiato il boom degli NFT, che è tornato nuovamente. Il gaming è legato agli NFT, quindi vanno di pari passo. Quello delle meme coin sembra essersi esaurito, ma state pur certi che tornerà prima o poi, grazie al buon Elon Musk, non ne ho alcun dubbio. Però quante meme coin conoscete voi che si sono andate a listare in exchange potenti? Pochissime, pochissime. E mi viene in mente Doge, ovviamente, che è storica, e Shiba Inu, magari ci arriverà Baby Doge, non lo so, questo non lo so. Però ragazzi, ogni tanto guardo in giro, scusate, ma non voglio ammazzarmi. Tra l'altro adesso arriviamo in una serie di alberi morti, interrompiamo un attimo il video perché è fantastico qua, come vedete alle mie spalle, guardate lì. Questi mitici alberi non hanno più una vita, ma sono lì. Ce n'è uno qua dietro, tipo mezzo morto anche lui, poveraccio. Tra l'altro qua vedo delle reti un po' ovunque, voi magari non le vedete, adesso forse le vedrete lì dietro, eccole lì. Mitiche reti per tenere sulle rocce, quindi è un punto di sto sentiero abbastanza pericoloso, ma a me piace percorrerlo in allegria, no, naturalmente non quando piove. E torniamo al discorso appunto delle meme coin, perché i progetti gaming direi che sono un po' più validi delle meme coin, almeno per quanto mi riguarda, non so voi, ditemi la vostra nei commenti. In più il gaming ha degli introiti pazzeschi, più di cinema e musica messi assieme, quindi cosa da non sottovalutare assolutamente, ragazzi. E a riguardo voi direte, ok, come faccio però nel pratico a trovare appunto questi mitici progetti nascosti? Oltre che andare su CoinMarketCap, naturalmente nella sezione NFT e Gaming, oppure su CoinGecko, anche su CoinGecko molto valido, andate a vederle entrambe perché prendono in considerazione diversi progetti, quindi potreste essere doppiamente avvantaggiati. Ma noi vi lasceremo un sito qua sotto
in descrizione dove poter andarli a trovare tutti quelli che devono arrivare, come funzionano, eccetera. C'è tutto, naturalmente link tutti ufficiali, un sito fatto molto bene, così potrete andare a trovare la vostra gemma. E a riguardo vi auguro in bocca al lupo, perché non è semplice ma non è impossibile. Come già detto prima, appunto, bisogna vedere anche che hype c'è dietro il progetto, se tipo i follower anche su Twitter ad esempio sono veritieri o meno, se non sono bot. Su Telegram altrettanto, state attenti perché è pieno di account fake, chiunque può comprarsi iscritti, follower, eccetera, in tempo zero, perché basta pagare pochi dollari e lì si hanno, cosa che noi non abbiamo mai fatto e mai faremo. Meglio crescere piano ma in modo organico, diciamo, che truffare sui numeri, perché non serve assolutamente niente, anzi sì, potrebbe servire a rovinarsi la reputazione, e il che non è il massimo della vita, naturalmente, come potrete immaginare. Quindi in pochi ma buoni, si dice, tra poco inoltre vi apparirà qui sopra una mitica scheda che vi riporterà al video delle gemme, così se volete andare a approfondire tutti gli altri aspetti che non ho menzionato in questo video potete farlo in tranquillità, e vi consiglio di farlo appunto se siete coloro che vogliono ricercare questi progetti. Naturalmente dovete tenere conto anche che ad esempio Dipet, del quale vi parlavo prima, è già scoppiato tra virgolette, ha molto potenziale, perché se andate a vedere il prezzo di Axie Infinity è molto più alto e ha anche più token, quindi direi che non è male. Questo non è assolutamente un consiglio finanziario, dovete fare le vostre ricerche e valutazione, ragazzi, però potrebbe essere un indizio. Anche lì c'è Animoca dietro, che è un fattore da tenere in considerazione naturalmente. Oppure mi viene in mente anche Faraland, del quale abbiamo fatto anche un video che deve uscire, che avrà una partnership con Dipet. Se siete interessati a approfondire andate a vedere anche il video su Faraland e naturalmente anche quello su Dipet. Dunque dovete tenere in considerazione molte cose, anche perché il prezzo che li pagate oggi potrebbe essere maggiore di quello che li pagherete, non so, fra 6 mesi o non so quanto, un anno, magari no, naturalmente, questo non possiamo saperlo. Quando però il mercato crollerà, in teoria questi progetti dovrebbero crollare assieme a lui, anche se nulla è detto al 100%. Quindi dovete fare alcuni calcoli nel vostro portafogli e andare a scovare appunto la vostra gemma. In bocca al lupo a tutti, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video prendete, ammazzate il bottone del like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere aggiornati. Venite a trovarci su Telegram, Discord, Twitter, Facebook, Instagram, trovate tutti i link in descrizione. Alla prossima da Rick, un grosso abbraccio, ciao a tutti, ci si rivede sempre qui su Hard Rock Crypto, ciao!